Ehi la ciurma, io sono Mazzetes. Salviamo. Io sono Mazzetes. E ben ritrovati qui con Expeditions Viking, episodio 77. Se non vado errato, mannaggia. Il tempo vola quando vola. Bello che possiamo in mezzo agli anni. Dopo aver sconfitto Hrothgaird, adesso è tutto più. Ah, che bel sospiro di sollievo. No, ma c'è uno a terra qua. Vabbè. Ciao Osred. Ha circondato Osred e i sopravvissuti. Il re è coperto di sangue e fango e ha perso la sua corona. Vicino a lui c'è Leofric. Con la testa chinata vicino a Aethelred. Ha una ferita al petto. Saresti stato quasi al sicuro dietro le mura di Forwick. Perché non hai potuto aspettare che venissimo là? Sei sempre stato un comandante terribile, Osred. E sei stato debole come re. Cioè, incapace o non volente di fare quello che era necessario fare. Osred non dice niente. Trema leggermente. Aethelred sembra compatirlo. Non ti ucciderò, non c'è necessità. Hai lasciato Eoforwick non difesa. Andrò là semplicemente e mi riprenderò il trono. Ti condanno allo stesso fatto a cui hai condannato me molti anni fa, l'esilio. Devi lasciare la Northumbria in 5 giorni per non tornare mai più. Singhiozza, alcuni soldati lo sollevano e lo portano via. E tu, campione di Eoforwick, cosa fare con te? Se posso, Vostra Maestà, Leofric ha combattuto coraggiosamente per difendere il suo re oggi, mantenendo l'onore con cui è stato incaricato come campione, vi suggerisco di risparmiarlo. Va bene, hai qualcosa da dire per te stesso, Leofric? La mia vita è alla vostra merce, vostra maestà. Hai dovuto giurare fedeltà a Osred? No. Ho giurato di combattere per la protezione di Eoforwick e del re di Northumbria. Io servo la corona. E continuerai a servirla, anche se la corona è su un'altra testa? Sì, Vostra Maestà, lo giuro su Dio. Quindi, ti mantengo in alto riguardo per aver servito il tuo re precedente così bene. E spero che tu mi sarai d'aiuto con la stessa devozione. Puoi alzarti. Leofric si alza con difficoltà. Va bene. La vittoria è nostra! Avete tutti combattuto così coraggiosamente. Avete bisogno di. Cioè. Vi meritate carne, birra e musica. E l'avrete a Eoforwick, ma dobbiamo marciare verso la città e prendere il trono fin tanto che i nostri nemici sono disorganizzati. Viva Aethelred per Northumbria, va bene. Tutti si disperdono. Ok. 6 ore dopo. C'è una calma strana nella foresta, ok? Ma vedi se possiamo tipo prendere tutto quello che hanno abbandonato. Yeah! Sì, non c'è più niente qua. Credo che i cadaveri siano stati già tutti saccheggiati, perché non vedo nessuno qui in giro. Neanche là dove eravamo prima sembrava che ce ne fossero.
Andiamo. Oh, dobbiamo tornare a Eufor Week. Dove era Eufor Week? Là sotto. Se arriviamo là, siamo tutti morti. Quando è che si inizia a morire qua? Poco cibo. Vabbè. No, là è sempre poco cibo. Hanno tutti fame. Vabbè, dai, tanto ormai siamo arrivati. Di razioni ne abbiamo poi un bel po', per cui non dovremmo avere problemi. Allora, carne a tutti. Cos'è che succede qua? Allora, ho da curare almeno me stesso. Ah no, è Gunnar che non sta bene. Eidis conviene che ripara roba equipaggiata da noi, tipo il cappello di Nefia. Facciamo che pulisce Katil, così lei ripara. Allora, qua fai... Ah no, può solo riparare una volta, ok. Katil può craftare, invece. Possiamo craftare... ma non è ancora... Aspetta, abbiamo pure preso i punti esperienza per farlo diventare Super Mega Master? No, perché li ho spesi per l'arco, porca miseria. Ma no, ma Armor Smithing è al 4. È al top. Artisan è al 3 e Crafting è al 5. Se no, allora può fare tutto. Allora fai crafta delle armature, visto che potrebbero servire. Armor. Melee Damage Reduction. Ah, dopo un tot ho un meno 2. Però posso mettergli l'armor oil. Ok. Beh, un meno 1 è buono comunque, dai. Facciamo così e... Così, dai. 45% di resistenza al danno. Sì, direi di sì, dai. E poi ci darà un upgrade in più. Vada così e dobbiamo scraftare della roba. Ma mi sa che abbiamo scraftato tutto con Aedis. Sì. Oh, io ho ancora degli shift available, poi della carne va male. Perché va male? Allora, io ho degli shift available perché vabbè, qua posso preservare. Della carne va male lo stesso. E che vada male, non so. Sì, perché... Caccia, caccia, caccia. Vabbè, ci sono un po' troppe persone a caccia. Dai, tu preserva. Va male uno. Ok, dai. Ho detto 100 valuable, perché... 30 razioni, 63 hide per il discorso là, ma quanti ne abbiamo adesso di hide?
Adesso vediamo un attimo quell'armatura che abbiamo fatto 45%, 45%. No, beh, hide ne abbiamo meno dell'altro, però ancora ce n'è. Inventory. P5 range damage reduction. Questa è molto buona. E la darei a Gunnar quasi quasi. Che è quello che deve essere un po' più tankoso, diciamo. Questo è peggio. Questo è meglio. Questo è peggio. Mettiamogliela comunque, anche se è un po' più lento. Mi ha recuperato da altre parti. Tra l'altro, tra poco, visto che dobbiamo tradire Tizio, dacci tutto quello che hai. Dacci tutto, sì, perché sei devoto, va bene, ma tra un attimo tradiamo la tua gente. E lui se ne andrà abbastanza sicuro. Possiamo equipaggiarlo qualcun altro? No. Questo te lo diamo, te lo lasciamo. Per ricordo. Nulla. Allora, andiamo giù a Eorwick. Allora, no, Slave, Gunnar, Nefia, Roskva e Ketil. Ketil che ci ha salvato fortissimo, quel 29% nello scorso episodio. Tanta roba. Tanta roba, con quel 29% più critico. Abbiamo fatto bene a dargli l'arco upgrade. Adesso poi craftiamo altra roba potente. Altre armature magari, più che armi in questo momento. Se riusciamo ad avere hide abbastanza per fare delle armature potenti. Allora, dove dobbiamo andare? Chi è questa beata? Sei tornato? Ah, ok, mi dice niente. Teodoro, hai dei buoni prezzi? Magari se hanno dei hide o salvage non sarebbe male. Fammi vedere cosa vende. Hanno dei prezzi onesti. Un po' di hide. Quanto le dai hide? Sempre uguale. Vabbè, abbiamo 15.000. Possiamo anche prenderci un po' di hide. 10 hide, va bene. Alla cosa del banchetto c'è ancora. Sì, Ler. Questo che vediamo, tra l'altro, chi è? È lui o un altro? Ethelred? Eccoti! Non sei mai stato benvenuto esattamente a Forwick, vero? Lascia che te lo dica. Willkommen tu, Forwick, mezza testa di danesi. Dio sia con voi. Sembra che siamo persi la battaglia di Forwick. Non c'è stata nessuna battaglia. Osred il pazzo ha lasciato la città in difesa per attaccarci a Inglewood. Si è semplicemente marciati e abbiamo preso e abbiamo tolto le sue bandiere. Però di questo, non ti lascerò non ricompensato per il tuo aiuto a difendere il campo. Vada, un momento, Vostra Altezza. Molto bene. Congratulazioni sul tuo ritorno al potere. Penso che questo sigilli il nostro accordo. No. Vi considero miei alleati. Vi supporterei molto volentieri politicamente, ma non posso mandare i miei guerrieri ad aiutarti.
Il supporto politico può essere potente, ma non sarà sufficiente. Pensavo che fosse il caso, ma è tutto quello che posso offrirti in questo momento. Beh, il tesoro. Ah, beh, tutta la prosperità. Dieci skill point, ottimo. Nortuber ci considera idolized. Potevamo comprare dopo. You're going to war to pic with Pictavia, aren't you? Stai andando in guerra con la Pictavia, no? Precisamente. Come sai, Constantine MacFergusa è riuscito a riunire i Pitti e forgiare un'alleanza con Dalriata. Ora la nostra nazione è tra la forte Mercia a sud e l'Alba Unita a nord. La guerra è inevitabile. Una volta che la guerra sarà terminata, la Pit Pitland. Insomma, sì, sarà nostra. Potrei parlare di mandare dei guerrieri per supportarti in Jutland. Ma questo potrebbe essere, cioè, potrebbero servirci dei mesi. Una guerra del genere non, cioè, potrebbe durare fino all'inverno. Potrebbe. Mi sto stufando di lavorare con i vostri mercenari. Non voglio andare in guerra con la Pittavia per voi. È il tuo diritto, non sei un mio suddito. Hai fatto già abbastanza per me e non mi devi nulla di più. Ma rimane comunque l'offerta se dovessi riconsiderare. Aiutami a riprendere la Pittavia e ti manderò 10 navi con i miei guerrieri al tuo servizio. Un'ultima cosa prima che tu vada, sarò veloce. Ci sono alcune cose che puoi fare anche per recuperare il. Sono quelle cose che puoi fare per riportare un pochettino più lieve, cioè il ritorno che sia il ritorno un pochettino più lieve, il ritorno al potere. Parla con Sikgarn davanti alle strade e ti spiegherà. Ok. Adesso scusate, non c'è la missione in cui devo scegliere uno o l'altro. Cos'è questa che mi dice di parlare con Ick? Vediamo a che punto siamo intanto con il morale, cioè la prosperità e tutto. Ah no, è un'altra missione, forse una secondaria, boh. Curiosità, qua siamo 81 su 100, molto buono, molto buono, molto buono. E invece come cosini abbiamo qualcosa da spendere? Forse qualcosa sì. Forse qualcosa sì, tipo tu puoi, ecco, aumentare quello. Poi vedremo se c'è qualcos'altro che si può alzare. Tipo qua avrei da alzare la. Sì! La leadership, ottimo. Ottimo. Living Legend, cos'è questo? Achievement. Spendi 300 punti su un carattere. Su un personaggio, mi spendi 301, esatti. Vabbè, queste cose poi le guarderemo in un altro momento, magari. Proviamo ad andare a parlare allora con questo. No, sono 19 minuti, terminiamo qua. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.